adesso andiamo alla parte medica. Il Covid-19 lascia, per chi l'ha contratto, segni a volte anche sulla pelle. Ne parliamo con il professor Valdemaro Marchiafava, dermatologo dell'Università di Tor Vergata. Buonasera, professore. Buonasera Roberta, ben trovata. Buonasera Ah, anche a lei. a tutti i presentatori. Allora, Piacere professore. sempre di... Allora, questo Covid lascia il segno sulla pelle, professore? Allora, anche in questo caso, cioè con la variante Omicron 2, abbiamo la possibilità di dimostrare ancora di più che la cute è un'organosfia, cioè nel senso che ci mette in evidenza situazioni organiche tali da orientarsi anche verso una diagnosi. Sì, certamente sì. Abbiamo vissuto anche con lei, devo dire, in tempi passati, cioè praticamente all'inizio di questa pandemia, quelle manifestazioni cutanee che erano degne di classificarle con il virus Delta. Diciamo che l'evoluzione del virus, purtroppo, e noi che ci sottoponiamo a questa evoluzione, assistiamo oggi a un'evoluzione delle manifestazioni cutanee dovute ad Omicron 2. Questa è una cosa che ci stiamo un po' chiedendo, i dermatologi, che sta succedendo? Perché questa evoluzione? Perché siamo passati da una manifestazione cutanea anche piuttosto imponente come quando c'era il Delta? Oggi le manifestazioni sono abbastanza, diciamo, leggere, chiamiamole così, ma che sono comunque le prime manifestazioni di Omicron 2. Qual è la caratteristica? Sono dei rash cutanei che hanno una localizzazione abbastanza precisa, pianta del piede, polpastrelli delle mani, gomiti, rash che poi alla fine tendono quasi a una risoluzione spontanea. Ora però qui mi permetta, Roberta, di sottolineare una cosa che io ritengo assolutamente importante. Sì. Attenzione, cioè si dice da più parti, ed è vero per carità, della diciamo diminuita aggressività dell'Omicron 2. Attenzione, cioè la diminuita aggressività che è in funzione dei ricoveri, in realtà l'Omicron 2 è aggressivo per quelle persone che non sono vaccinate. Per cui, voglio dire, bisogna fare assolutamente un bel distinguo, cioè nel senso che Omicron 2 è sempre un SARS-CoV-2, per cui bisogna stare attenti. A sminuire, sicuramente stiamo andando verso una risoluzione, sicuramente stiamo meglio di 2 anni fa, però attenzione, non è proprio, non stiamo completamente fuori da questa situazione, tenendo conto Certamente, certamente. di una cosa fondamentale, le riviste internazionali riescono, cioè lo scrivono oramai da 1 o 2 mesi, non di più, ma è stato visto che Omicron 2 rimane sulla superficie cutanea per più tempo del Delta, cioè è stato visto che questo virus rimane per più di 24 ore. Questo è importante, cioè Certo. il Delta rimaneva sulla superficie cutanea per meno ore, come per le altre superfici, soprattutto quelle plastiche. Omicron 2 per le plastiche rimane anche per 8 giorni. È importante quindi la detersione, i mezzi di protezione, per evitare ovviamente di avere per i vaccinati un sintomo lieve, per i non vaccinati l'attenzione deve essere massima. Certo. Senta, professore, ma esiste una correlazione tra aumento dell'età e aumento della gravità delle malattie, in questo caso Covid? Ma guardi, oggi noi stiamo assistendo a un interessamento di Omicron, perché poi Omicron 2 è quello maggiormente presente oggi, un aumento in percentuale dell'età giovanile, bambini ed età giovanile. Anche qui c'è un riferimento al vaccino, cioè il vaccino ci ha salvato.
Questo lo dobbiamo dire in maniera chiara, netta. L'incidenza a livello pediatrico è maggiore perché solo in questi ultimi giorni o settimane stiamo avendo una risposta vaccinale anche in età pediatrica. Per quanto riguarda invece l'età matura, cioè l'età adulta non matura, certamente i non vaccinati sono quelli maggiormente colpiti. Tornando al discorso dermatologico, che è quello che più mi interessa, questi sintomi dermatologici perdurano nel tempo, anche quando, attenzione, si ha la negativizzazione dei tamponi. Quindi questo sintomo dermatologico rientra in tutti gli altri 8 sintomi classificati a livello internazionale fra il long COVID. Questi rash cutanei che sembrerebbero simili alla descrizione che fate voi medici alla varicella, Sì. permangono su tutto il corpo o magari la zona più colpita è il tronco? Allora, per quanto riguarda le lesioni vescicolo-crostose, quindi simil varicella, appartenevano soprattutto alle lesioni dermatologiche da delta. Noi oggi non abbiamo per fortuna questi fenomeni vasculitici, cioè allora eravamo di fronte a lesioni dermatologiche tipicamente vasculitiche, che sono tipiche della malattia varicellosa. Oggi per fortuna abbiamo rash, al massimo abbiamo delle lesioni orticarioidi. Abbiamo già visto comunque alcune evoluzioni di queste lesioni da Omicron 2 verso una forma vasculitica, ma sono rare. Berta, volevo domandare al professore, innanzitutto sono assolutamente d'accordo sul fatto di vaccinarsi il più possibile, soprattutto dei bambini. Oggi circa poco più di 1 milione di bambini nel complesso 5-11 anni, ne abbiamo 3 milioni e 6 in Italia, insomma, sono vaccinati, ma il problema è che solo, mi pare, forse neanche il 10% ha ricevuto 2 dosi. Quindi completare il ciclo vaccinale, perché i bambini hanno richiamo dopo, sembra 1 o 2 settimane, hanno la seconda dose. Come ce ne accorgiamo noi, professore, di questo? Ovvero le manifestazioni che abbiamo, lei ha citato mani, piedi, gomiti, delle bollicine, degli arrossamenti su alcune parti del corpo, e quali sono i rimedi anche da fare? Cioè lo notiamo, vediamo il bambino che magari ha dei pruriti. In questo caso come poniamo noi rimedio? Allora, domanda che si collega benissimo con il long COVID. Allora, inizialmente tenga presente che l'80% delle persone che vanno incontro a Omicron 2, la prima manifestazione è cutanea. Dopodiché c'è tutto l'altro tipo di sintetico, diciamo, ventaglio sintomatologico, faringotracheite, tosse, febbre. Certo, è estremamente complicato, è molto difficile, non avendo gli altri sintomi, correlare immediatamente Esatto, all'infezione bravo. Covid. È estremamente complicato, ma secondo me è estremamente complicato per fortuna. Perché? Perché se fosse tutto insieme, insomma, l'impatto emotivo sarebbe un po' più importante, ovviamente. Diciamo che ce ne accorgiamo proprio per il fatto che improvvisamente avvengono questi rash cutanei. Il dermatologo, l'internista, avendo troppo, devo dire, l'esperienza oramai di 2 anni, deve risalire un po' a quelle che possono essere le cause di questo rash cutaneo, partendo dalle cose semplici: un'allergia alimentare, un'allergia farmacologica, una fotoallergia, una dermatite allergica da contatto. Perché purtroppo la cute non è che ci scrive la malattia sulla cute, ci dà un orientamento. E quindi sta all'esperienza ovviamente del dermatologo orientarsi anche in questo caso verso una forma di manifestazione dermatologica dovuta a Omicron 2.
La terapia? Ma la terapia, il più delle volte, non stiamo parlando di long COVID, ovviamente, perché è un'altra cosa. La terapia, un antistaminico se c'è prurito, oppure il più delle volte, dopo 3-4 giorni, sparisce. Senta, professore, invece nei giovani sono frequenti anche i geloni a seguito di Covid, come mai? Sì, per fortuna sottolineo di nuovo il fatto che con queste nuove manifestazioni non abbiamo fenomeni vasculitici. L'avevamo e in Italia siamo stati i primi al mondo a descriverli, gli eritemi perni o geloni, come conseguenza di Covid. Tenete presente che in questi ultimi mesi si è riusciti addirittura a isolare il virus all'interno delle cellule che rivestono le piccole arterie, quindi diciamo i capillari arteriosi cutanei, dando finalmente una risposta definitiva alla causa di questi geloni al Covid. In questo momento i casi di eritema pernio, quindi geloni, con questa variante sono bassissimi. Ecco. Senta, professore, ancora. Invece un prurito, parliamo di prurito, il prurito fortissimo sulle gote, sul viso. A che cosa può essere riconducibile togliendo il Covid? Allora, lei pone sempre delle domande, devo dire, quasi impossibili. Allora, tenga presente che se parliamo di prurito, il più delle volte viene identificato come la tomba del dermatologo. Perché? Perché il prurito ha vari tipi. Lei tenga presente che sono stati dati due premi Nobel per gli studi per il prurito. E Addirittura. oggi siamo arrivati nel 2022 a non avere ancora ben chiara l'origine del prurito. Allora, il prurito non è una malattia, ma è un sintomo. D'accordo? Sì. La fisiopatologia del prurito, quella più, diciamo, moderna, sta nel classificare il prurito, un dolore di bassa intensità. Perché? Perché origina il prurito dai piccoli filuzzi nervosi superficiali, dove ci sono dei recettori che, se stimolati da sostanze che vengono poi liberate da alcune cellule, in particolare i mastociti, trasmettono questa informazione a livello midollare e dopodiché a livello centrale. Questo però è il prurito esogeno, che caratterizza poi quasi l'80% delle malattie dermatologiche. Poi c'è un prurito endogeno. Il prurito endogeno che è frutto di tossicità organiche. Vedi un'insufficienza renale. Noi sappiamo benissimo che i reni sono gli organi deputati alla filtrazione delle tossine. E colestasi, e quindi una, diciamo, non insufficienza epatica, una sofferenza epatica da prurito. Certo. Per arrivare poi a patologie piuttosto importanti come i linfomi. Quindi, per rispondere ovviamente giustamente alla sua domanda, cioè il prurito sul viso è tutto e niente. Cioè l'indicazione deve essere un'indicazione frutto di un'anamnesi dermatologica che parte fondamentalmente da fattori esterni e fattori interni. Il prurito non è una cosa semplice, Roberta. Il prurito è qualcosa, è uno dei sintomi peggiori che può colpire un individuo, che può partire dal piacere, perché per essere un pochettino più chiaro, il grattarsi comunque fa piacere, fino ad arrivare a situazioni veramente molto importanti. Certo. Senta, ma l'istamina è vero che è considerata la molecola del prurito? Allora, l'istamina è quella chiave che cerca la serratura nel recettore per poi trasmettere al cervello, no, la presenza di un processo infiammatorio.
Dopodiché, come risponde il nostro sistema nervoso centrale? Con l'istinto del grattamento. L'istamina, che non è solamente l'istamina, il mediatore del libido, ma oggi sono state identificate sostanze un po' più particolari, le leucotrieni, le proteasi, le prostaglandine, che insieme con l'istamina, che è quella più comunemente conosciuta ovviamente, promuovono questo tipo di trasmissione di qualcosa che non va, che Certo. non è solamente cutanea, cioè questo sintomo che è diverso perché alza la soglia e diventa dolore, riferendomi a quello che ho detto io prima, cioè il prurito, oggi è considerato un dolore di bassa intensità. Ma tutto ciò può anche avvenire negli organi interni. E quindi il dolore di addominale deve essere considerato come una, diciamo, una soglia superiore, intensità superiore. Il cervello lo riconosce e dà dolore. Quindi, professore, è come se il nostro fisico desse un allarme quando parte il prurito che qualcosa non sta funzionando. Qualcosa di più profondo, diciamo. Il prurito fa parte di quei sintomi che rientrano nell'istinto di conservazione, cioè ce lo dice, no? Cioè una puntura di un insetto che oltre che ad esserci il dolore, perché sensibilizza di più quei recettori dolorifici, informa il cervello e quindi informa noi che è successo qualcosa. Ora, si può scatenare anche prurito senza malattia. Che cos'è che scatena il prurito cutaneo senza avere nessuna lesione? Stato d'ansia. Sostanzialmente. Quello, grazie dell'affermazione, ma ci arrivo dopo. Allora, la secchezza cutanea. La secchezza cutanea stimola i corneociti, cioè che sono le cellule più superficiali della pelle, a promuovere quella orchestra, no, di mediatori chimici. L'ansia, beh, qui entriamo, devo dire, in un mondo affascinante, ma abbastanza oscuro, devo dire. Oggi gli psiconeurologi o psicofarmacologi riescono a dare certamente una indicazione anche di natura biochimica a questo tipo di sintomo, ma secondo me, ed è didattica quella che dico, no, è più esperienza che didattica in realtà, stiamo cominciando a capire qualcosa solo in questi ultimi tempi. Ecco, ma è vero, professore, che in alcune forme di depressioni molto gravi, i pazienti a volte lamentano un prurito ossessivo e arrivano quasi a tagliarsi da soli, a farsi delle ferite, e questo è solamente originato da una grave depressione? Sì, allora io nell'arco di tutti i miei anni, perché insomma ormai sono tanti, ho visto patologie devastanti che sono di origine psichiatrica, poi parliamoci chiaro. Certo. Ci sono le cosiddette patomimie, cioè nel senso che il paziente non rendendosi conto del danno che si sta facendo può essere così, diciamo, distruttivo per se stesso. Sì. Ho visto lesioni da grattamento da arrivare fino alla teca cranica, cioè il prurito del cuoio capelluto. Ho Mamma visto mia. lesioni da grattamento anche piuttosto importanti, anche a livello. È una somatizzazione. Mamma mia. È una somatizzazione, però, che a mio modestissimo avviso Sì. è, diciamo, che il prurito, essendo sostanzialmente un piacere, Sì. perché uno quando si gratta sente piacere. È come se sostituisse il proprio dispiacere della propria malattia godendo di qualche minuto di quel piacere. Incredibile. È un po' contorto, però spero di essere stato. Sì, no, è stato molto chiaro, però ecco, Grazie. la mente riesce a fare delle cose incredibili, E la professore. cute è l'organo bersaglio. Eh sì.
Come professore la dermatite atopica, qui si apre un capitolo dove anche i dermatologi vanno ai pazzi, perché sta famosa dermatite atopica non si sa come curarla. Se si cura nel lungo periodo nello stesso modo, si cronicizza, quindi vanno cambiati i farmaci. Ecco, ci può spiegare un po' meglio l'orizzonte della dermatite atopica? Ribadisco, lei sempre domande molto chiare a cui io posso rispondere con certezza. Impossibile. Allora, la dermatite atopica o dermatite costituzionale, per decenni, ed è confermato anche in questi ultimi anni, devo dire, è una dermatite di natura costituzionale, cioè si ereditano. Ma anche, non solo per il Covid, anche la dermatite atopica ha subito un'evoluzione. Quale? Quale? Che non è più o solo geneticamente, diciamo, ereditata, ma sovrappone ad altre forme di allergie, che sono quelle da contatto. Cioè i soggetti che vengono a contatto con delle sostanze di per sé irritanti e allergizzanti, in un soggetto affetto geneticamente da una dermatite atopica, sviluppa 10 volte di più un sintomo, cioè il prurito, il malessere, non solo per lui, ma anche per le persone che gli stanno accanto, perché il più delle volte questa patologia si manifesta in età pediatrica. Quindi noi ci troviamo nelle condizioni di partire, molto sinceramente, la dermatite atopica, noi ci limitiamo a dieta e una vita, insomma, più possibile Regolare, ore di regolare, sonno regolari, saponi naturalmente. non Però, aggressivi, ecco, però. esattamente, però noi abbiamo un'altra possibilità, cioè il sovraggiungere una dermatite allergica da contatto ci permette anche di alleviare molto, perché riusciamo ad individuare quali sono le sostanze allergizzanti esterne. Le Certo, eliminiamo e questi sono oggetti che stanno sicuramente meglio. sento però, professore, molte creme per la dermatite atopica, anche molti shampoo e molti prodotti anche per l'igiene quotidiana, per questa patologia spesso c'è il cortisone. Ecco, ma il Sì. cortisone bisogna usarlo con cautela, voi ci insegnate, perché altrimenti poi la pelle non reagisce più. Allora, qui mi permetto di fare dei distinguo, Sì. cioè la scuola italiana, io provengo da una scuola romana di dermatologia, si cerca sempre di evitare la terapia cortisonica per quanto è possibile. Gli americani invece la usano in maniera a volte un po' Sì. esagerata. Eh sì. Beh, ma è la via Il più cortisone facile però, eh. non potevo All'inizio. dire. Non potevo All'inizio. dirlo, l'ha detto lei, sono d'accordo. È la via più facile perché comunque sia l'effetto del miglioramento è È immediato, immediato, ma infatti. non è terapeutico, è È certo. semplicemente sintomatico. È certo. Per cui invece noi non abbiamo questa propensione verso il cortisone a go-go. Cerchiamo di capire qual è l'origine delle cose. Certo. Il cortisone, attenzione, il cortisone è una delle molecole essenziali per la medicina, ma come ha detto giustamente lei, bisogna saperlo usare, perché se no fa danni, Sì, certo. e danni anche irreversibili, Importanti, certo. non solo sulla superficie cutanea assorbendola, ma anche perché il cortisone viene assorbito dalla cute, che non è una busta di plastica, No, no. Certo. circolo, e provoca problemi anche piuttosto importanti sistemici. Anche ai reni, per esempio, no, professore? Naturalmente sì, per non parlare del diabete, Del per non diabete. parlare dell'ipertensione arteriosa, per non parlare dell'insufficienza renale, per non parlare anche delle disfunzioni Per epatiche, non per parlare non parlare dell'ipocalcemia, professore. dell'osteoporosi. E quindi. Mi ha anticipato di un ventesimo di secondo. Bellissimo. Bene. Professore, io la ringrazio per questo quadro molto chiaro che lei ci ha offerto come sempre. Ringraziamo il professor Grazie. Valdemaro Marchiafara, dermatologo dell'Università di Tor Vergata di Roma. Grazie. Grazie a lei, Grazie. Roberta. A presto. Grazie Grazie, di alla nuovo. prossima intervista, professore. Grazie mille. Grazie e buona Di serata. nuovo. Arrivederci. Allora Buonasera. diamo la linea alla pubblicità e poi di nuovo ancora con ospiti a rotocalco 264. Vai.